Siamo con Angelo Adducci, presidente del Consorzio del Cetro di Calabria, un importante evento, un collegamento con l'identità del nostro paese, insegnato, diciamo, e raccontato agli alunni, ai giovani. Beh, io intanto devo ringraziare il dirigente, così come devo ringraziare la professoressa Roberta Croce e i tutor che hanno, diciamo, organizzato questo PON di concerto e in collaborazione con il Consorzio del Cetro di Calabria attraverso il Museo del Cetro. Siamo e sono convinto che lo sviluppo di un territorio passa necessariamente attraverso il mondo della scuola. Il territorio della Riviera dei Cetri, così come quello di Scalea, è ricco di giacimenti culturali che devono essere necessariamente valorizzati. La sinergia tra il Consorzio del Cetro di Calabria e la scuola è stata ed è estremamente importante, prodromica naturalmente a questi obiettivi. Il Consorzio del Cetro di Calabria è impegnata naturalmente ad una proficua collaborazione con il mondo della scuola a tutti i livelli. La manifestazione che abbiamo fatto il 31 di maggio, che ha visto Santa Maria del Cedro e la Riviera dei Cedri proiettata su una ribalta internazionale, fa ben sperare sulle vocazioni e sulle potenzialità di questo territorio. Siamo tutti quanti impegnati affinché ciò avvenga nel migliore modo possibile e possa dare proiezione e prospettiva naturalmente ai giovani che vengono fuori dal mondo della scuola, affinché in Calabria si possa organizzare lo sviluppo quindi del territorio e delle vocazioni che sono presenti. Grazie.